Sono venuto in questa casa di Treviso per capire chi era Giuseppe Mazzotti per gli amici Bepi. Pensavo di trovare il ritratto di uno studioso mite, con gli occhiali da medico e un po' di pancetta, e invece scopro un pioniere dell'ecologia, un ambientalista ante litteram. Un vecchio amico di molti anni e siamo anche legati da un amore comune, posso dire, per i paesaggi di questo Veneto. Chi ha raccolto l'eredità di Freja Starck e di Bepi Mazzotti? Chi può fregiarsi dell'ideale medaglia di Mazzotti contemporaneo? Dobbiamo, in questa prima tappa della nostra ricerca, allontanarci dall'Italia e andare nella lontana Africa, in Kenya, dove troviamo una trevigiana cresciuta respirando gli ideali di Bepi e di Freja Starck. Cookie Gallman. Sono stata accolta benissimo e sono ancora molto felice di essere lì per tantissimi motivi, perché è diventata una missione, ma anche perché mi sento parte dell'Africa, mi sono sentita parte di questo ambiente fin dall'inizio, senza alcuna ostilità, ma con un'immensa ospitalità, c'è una grandissima ospitalità. Ha parlato, ha scritto, ha fatto. Limitiamoci a registrare che certe cose le ha dette o scritte o fatte con 40 anni di anticipo.